Lei è insegnante nella scuola secondaria. Quali proposte potrebbero esserci oggi di collaborazione, diciamo, tra un archivio che custodisce degli etnotesti e le giovani generazioni? Bella domanda. Allora, in realtà io avevo provato a lavorare nella scuola primaria di secondo grado, secondaria di primo grado, cioè per intenderci la scuola media. Quando avevo proposto nell'ambito di un'unità didattica sulla fiaba e la favola, la favola di Biancaneve, no? La versione, cartoni animati, no? L'animazione di Walt Disney e poi un testo in friulano e poi la fiaba dei fratelli Grimm. Quindi da lì poi avevamo lavorato brevemente, cioè fatto capire il discorso delle varianti, no? E i ragazzi avevano fatto la loro rielaborazione e avevamo realizzato un calendario con la nuova versione moderna, per cui c'era il principe col piercing, di Biancaneve. E con la collaborazione anche dell'insegnante di disegno che ci aveva aiutato nei disegni, poi era stata tradotta in francese perché studiavano in francese e siccome c'era un ragazzo bosniaco, la mamma ce l'ha tradotta in serbo e anche in versione cirillica, quindi aveva, e oltre che tradotta in friulano. E quando poi io ho lavorato alla tesi per Venezia, quindi sugli uccellatori, avevo fatto un confronto tra i saperi naturalistici esperienziali e l'attività didattica, cioè l'insegnamento didattico delle scienze. Avevamo appunto scelto il discorso degli uccelli. E lì i ragazzini avevano contribuito cercando degli informatori, provando ad intervistarli poi con il mio aiuto ed essendo intervistati loro stessi sul discorso dei saperi naturalistici. Era stato elaborato un questionario per vedere, no, il loro tipo di conoscenza sugli uccelli locali rispetto a quella che era la conoscenza dei loro genitori, soprattutto nonni, alla loro età sugli uccelli locali. C'era un abisso, no? Perché poi conoscere gli uccelli voleva anche dire conoscere tutta una serie di argomenti, tra cui il legno anche, no? Però avevano collaborato volentieri, ecco, a questo tipo di attività. Però diciamo che la scuola media è ancora una scuola più flessibile. In una scuola superiore, diventa dura. Provare in un triennio è impensabile. In un biennio, così come è strutturato adesso, la vedo dura, ecco. Io avevo avuto la fortuna di prendere una classe dalla prima, no? Quando ho lavorato con quella stessa classe avevo lavorato sia sul racconto e l'anno dopo, quindi mi ero iscritta all'università, avevo chiesto aspettativa, non avevo insegnato ed ero entrata come, diciamo, esterna, senza tu dover, quindi con la libertà di entrare e uscire, d'accordo, ovviamente con i colleghi quando volevo, senza però dover anche fare tutte le attività collaterali che portano via un sacco di tempo e quindi uno non ha proprio il tempo di elaborare, di pensare, sulla possibilità di. Però ovviamente
si può anche pensare a qualcosa, cioè sicuramente sarebbe auspicabile una collaborazione con l'università, perché così uno è difficile che si inventi o che trovi delle materiali, insomma, o un'idea da portare avanti.